Bella a tutti ragazzi! Bella! Benvenuti a questa nuova reaction. Prima di iniziare vi ricordo di lasciare un like, un commento per la prossima reaction che vorreste vedere e inoltre di seguirci sul nostro canale YouTube e su tutti i nostri bellissimi social. Yeah! Oggi raga faremo un ritorno agli origini dove tutto ebbe inizio, ovvero vi porteremo la band con cui abbiamo aperto questa serie di reaction. Loro sono gli Slipknot. E la canzone si intitola Yan. Super inquietante. Se scopro che non è una canzone, mi incazzo. È un film snuff. Sono quei video che trovi dove in realtà si scopre che uccidono qualcuno. Ah. Ecco perché su YouTube non c'era. Era solo nel dark web. You're the sign that I've been waiting for. Che bella voce. The hands around my throat is all I can think about. The smell of sweat and blood. I would feed you all my pleasures just to drown in all of yours. Have you heard of me? Are you hurting me? Let me savor what I'm waiting for. Ti metto un po' di chance to make me the taste is red and rust. Can I hold you in my mouth until I fade into this form? Can you cover me? Will you breathe for me? Let the night go, can I cross my skin? La screcciata era bellissimo, non lo volevo fermare. Ma perché per me sta arrivando qualcosa di potente. Sì, 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 anche sì. Perché la realtà sono un attimo annoiato in questi primi 3 minuti e mezzo. Ma mi ha trasmesso. Aspetta. Sinceramente mi ha fatto salire un po' di angoscia all'inizio, quindi è una cosa positiva. Poi però la mettiamo fra le emozioni positive l'angoscia. No, però se una canzone ti trasmette un qualcosa, sì, è una cosa positiva. Solo che il resto è tutto molto monotono. Cioè 3 minuti e mezzo così sono un attimo pesantini. Io l'avrei un attimo prodotto un po'. Beh, calcola che il primo minuto abbondante non era di canzone. Allora hanno fatto strofa ritornello, strofa ritornello. Che a me non è dispiaciuto. Cioè allora un po' la strofa mi dà delle vibes da ballad alla fine. Però tutte le ballad del Slipknot sono capolavori. Esatto.
E il ritornello invece bello ritmato, carico, ci sta. E che comunque deve mantenere lo stile della ballad, chiaramente. Quindi secondo me per ora ha fatto un bel lavoro e potrebbe arrivare una bella volta di vita adesso. No, è quello che spero, infatti. Raga, io sono casatissimo, non lo so perché, ma mi sta facendo un casino. Un casino. Un casino, bello. Veramente tanto. Vai. Cazzo, che figata. Adesso arriva per forza qualcosa. Oh, oh, oh. Sì, bello. Oh. A me piace. Di nuovo ballo. Il batterista se ne ha messo su tutti i coglioni. Sai cosa? Non me ne frega un cazzo. Adesso c'è tipo un minuto e mezzo di video senza musica. Questo è creepy. Molto creepy. Odio Carrie Love. È un bel giro. Sì, ma è inquietante. Merda, perché lo sto suonando su un pianoforte piccolissimo, man. Perché così piccolo? È da buon tempi. No! Oh, se avesse fatto su un pianoforte normale non sarebbe stato così inquietante. Quando vado a dormire stanotte. Oh shit. C'è un jumpscare adesso. Sì, sì, sì. Adesso sì, c'è tipo quella faccia. Ah! Ti prego, ti prego. Invece. Merda. Sarebbe stato bellissimo. Non guardate questo video se non vi piacciono i film horror da soli, non guardatelo da solo. Ora vi racconto com'è andata, perché mi sono confrontato con Cory prima di vedere questo video e mi ha raccontato la storia, no, di come l'hanno scritta sta canzone. Tu e Cory? Sì, sì, così. Allora in pratica c'era Cory che voleva fare una ballad, no, e quindi è partito così, facciamo un giro, sciallo, tranquillo, tiriamo fuori una nuova snuff, vai. E gli altri hanno detto, sì, va bene, però a una certa quando hanno tirato fuori il ritornello hanno detto, vabbè dai, cerchiamo di caricarlo un po' di più. Dopo che hanno fatto strofa ritornello, gli altri ci erano un po' rotti il cazzo e hanno detto, sai cosa Cory, vaffanculo, noi facciamo un breakdown. Bam! E dopo Cory fa, ok va bene, l'avete messo alla vostra parte, torniamo a ricalmarci. Tutti quanti ok va bene, tranne il batterista che non stava scendendo evidentemente. È continuato. Non me ne frega un cazzo! Ti stavi ancora annoiando tu? Di brutto. Per tutta la canzone? Sì, non mi è piaciuta. Non mi è piaciuta perché la canzone in sé è bella. Mi piacciono i suoni, tutto quello che hanno usato, la voce di Cory, tutto. Però secondo me sarebbe dovuta essere. Sto facendo finta di grattarmi, ma sto grattando il letto.
comunque stavo dicendo, mi ha annoiato perché io l'avrei fatta molto più corta, sono stati tipo dei giri secondo me di troppo, anche l'ultima parte finale che poteva essere davvero tanto figa, però non allungata troppo, e quindi secondo me si è perso il senso di quello che volevano fare. Parere mio. Ah, mi è piaciuto un sacco. Dire, mi è piaciuto veramente tanto, perché allora, a parte che avevano dei suoni pazzeschi, veramente sempre avuti, e sono, secondo me sono sempre andati migliorando, cioè le chitarre, le batterie, tutto. Poi Corey Taylor ha una voce che mi scalda il cuore, veramente. Cioè, non è una canzone speciale, non ha una struttura particolare, non ha niente di veramente speciale, però mi è piaciuta veramente tanto, forse per lo stile che hanno usato, i giri. Forse per dar contro a me. Ma quello a prescindere, Ben. E niente ragazzi, siamo tutti alla fine di questa reaction. Fateci sapere nei commenti il vostro parere, cosa ne pensate, perché qui siamo un po' tutti discordanti. In realtà l'unica a cui non è piaciuta sei tu. Scemo. Timone o Tim... Stronzi. Scegliete. Noi ragazzi ci vediamo a lunedì. A lunedì! Bella! Bella!